in campo per la Junior Fasano staremo a vedere un giocatore che potrebbe essere effettivamente un rinforzo anche per quanto riguarda la gara di Coppa. Si comincia quindi. Adesso ancora Albin Jostam, dall'altra parte per Sperti, ancora pugliese, c'è Angiolini, Cantore, le mette dentro, quindi il primo gol. Dunque vantaggio Junior, 1-0. E dunque rieccoci, ci scuserete per il disagio tecnico, ma siamo tornati quindi in diretta con il Romagna in questo caso. Tassinari. Ancora Chiarini, questa volta la palla che viene intercettata molto facilmente da Leban, dall'altra parte Angiolini, ancora pugliese che viene fermato, e abbiamo anche un problema in realtà sotto l'aspetto della grafica, per cui non riuscirete a vedere il risultato in tempo reale, ma cercheremo di comunicarvelo il più frequentemente possibile in maniera abbastanza radiofonica. Intanto Angiolini, pugliese, e questa volta ha segnato il tiro dei 7 metri che ci permette di riprendere esattamente dove avevamo lasciato, parlando della classifica di questa Serie A Gold, con il Bressanone primo a 17 punti e con una giornata in meno. Poi abbiamo Merano che segue a 16, intanto Jostam che mette dentro il gol dell'8-3 al minuto 12.
Conversano 15, Sassari 14 assieme al Pressano, Bolzano 11 assieme al Fasano, Cassano Magnago e Fondi 9, 7 Albatro Siracusa, 2 Carpi, 2 Campus Italia, 1 Romagna e 0, come sapete, il Rubiera, che è stato escluso dal campionato. Intanto bella l'idea di Tassinari nel tentativo di cercare Kescia, il numero 10. Ebbene, in questo caso Osling che atterra Kescia, che tra l'altro andrà fuori per un'esclusione per 2 minuti, quando siamo appunto al minuto 12 e 23 secondi, e il risultato è di 9-3 per la Junior Fasano, quindi, che conduce. E intanto ancora Rubiera adesso con Dall'Aglio. Tassinari, ancora Dall'Aglio. Rotaru, Tassinari, Rotaru prova il tiro liftato e però finisce fuori, e Leban potrà riprendere con estrema tranquillità una partita oggi dai ritmi abbastanza blandi. E per ora a senso unico con la Junior Fasano, sicuramente in gran forma nell'ultimo periodo, anche grazie, bella questa palla per Josta, semplicissimo, probabilmente Fovio lascerà un po' di spazio a qualche giovane recluta, commentavamo poco fa con il coordinatore tecnico Vito Musa, staremo a vedere. E peraltro dicevamo, quindi Junior Fasano che viene da un periodo abbastanza positivo, la vittoria quindi nel derby con il Conversano e soprattutto la testa alla partita di European EHF Cup. Intanto viene ancora chiamato il passivo, che però viene completamente ignorato. Dall'altra parte il lancio per Cantore, che riesce a farsi spazio, una palla per cui giustamente, vediamo, viene richiamato probabilmente Cantore, dice di lasciar proseguire, perché tra l'altro anche molto correttamente Redaelli ha giusto appunto testimoniato all'arbitro che Cantore ha colpito il braccio e non la testa, per la quale sappiamo che c'è l'esclusione per 2 minuti. Ancora Tassinari, Chiarini dall'altra parte, bene, e c'è il gol in questo caso di Rotaru, Alessandro Rotaru. E partita abbastanza soporifera, siamo al minuto 14, il risultato è di 10-4. Adesso io sta maltissimo, che viene marcato abbastanza stretto da Albertini, poi Sterling si gira e qui molto semplicemente gol dell'11-4 al minuto 15, viene chiamato il primo time out da parte di Domenico Tassinari e noi ci fermiamo un attimo.
Si riprende, quindi è terminato il time out, il risultato è di 11-4. Il time out, tra l'altro, è stato chiamato esattamente al minuto 15. E ricordiamo che dobbiamo necessariamente, anzi, aggiornarvi su quello che è il punteggio e il timing, soprattutto perché per ragioni tecniche non abbiamo purtroppo il punteggio e timer nelle vostre schermate di PC, tablet, smartphone di Eleven Sports. E intanto ancora Rotaru. Tassinari, Rotaru prova ad entrare, viene però fermato e in questo caso è bravo il nuovo acquisto Petroschi. Eccolo qui. E dall'altra parte Sperti che colpisce il palo, può recuperare palla il capitano Tassinari, è ancora disturbato da Sperti con estrema calma. Adesso la squadra pallamano Rubiera che potrà beneficiare di questo attacco coordinato quando comunque il risultato, il gap abbastanza netto, ricordiamo, bel gol in questo caso, molto bravo ancora Rotaru. E diciamo che la differenza fra le due squadre è di 11-5. Qui intanto Petroschi, prove generali di leadership per il neoacquisto che detta i tempi, prova a mantenere un po' di calma. E dall'altra parte Iosa Matterzino si scambia adesso con Pugliese, proprio Petroschi. Eccolo qui il numero 27, ancora Jostam, prova ad entrare, scambio ancora con il 27, bene Jostam. Petroschi, bello spazio per Osling che mette la palla dentro per il 12-5. Buona l'intesa tra il neoacquisto Petroschi e Osling. Staremo a vedere come saranno i movimenti, per ora questo giocatore effettivamente ha dimostrato comunque di cominciare a comprendere quelli che sono gli schemi che hanno fatto tanto bene alla Junior quest'anno, soprattutto nel rapporto terzino-sinistro pivot. E intanto Tassinari prova ad entrare, cerca il compagno, però viene fermato l'arbitro intanto che richiama Zeriko Bearevic. Ancora Tassinari, Rotaru, Tassinari, bene Chiarini, ancora Tassinari, prova lo scavalcamento, qui forse un'infrazione di passi, però c'è un giocatore evidentemente in area per quanto riguarda la pallamano Rubiera. E si riprenderà quindi con proprio Petroschi in posizione di terzino sinistro, fari puntati su di lui, occhi di tutti quei pochi presenti oggi alla palestra Franco Zizzi. Tanto Petroschi, eccolo qua, prova ad accelerare un attimo, si alza il tiro, incrociare, schiacciato ed esulta per la sua prima rete in maglia bianco-azzurra, 13-5 al minuto 17, 48 secondi. Ancora palla a mano Romagna con Rotaru. Il lancio di Leban per Petroschi che si fa rubare il pallone cercando il compagno da Chiarini, attentissimo Albertini, ancora Chiarini, c'è Dall'Aglio ma aspetta Rotaru che per ora sicuramente è stato il più convincente dei suoi assieme al capitano. E intanto ancora Rotaru, Fioretti, Rotaru, dall'altra parte Chiarini, ancora Rotaru, prova ad entrare, il tiro che passa tra le gambe di Leban e quindi pallamano Romagna che accorcia nuovamente, 13-6 al minuto 18 e 49 secondi. L'arbitro intanto che confronta un attimo il tempo, ma aveva richiesto ai giocatori della Junior Fasano di riprendere esattamente dalla linea di centrocampo. Ancora Albin Jostam, Petroschi, terzino per Pugliese, Sperti che riesce a metterla dentro e dunque 14-6 al minuto 19. E intanto ancora pallamano Romagna e qui doppia e si riprenderà quindi Junior Fasano adesso
in possesso palla. Petroschi, il lancio lungo per Hosling che non può fallire. Il 15-6 al minuto 20, mancano 10 minuti alla fine della partita. Siamo abbastanza nei tempi, il tempo è stato fermato pochissimo fino a questo momento. Siamo al minuto 20. Tato Rotaru, ancora Fioretti, bene in posizione di terzino destro, l'arbitro ferma il tempo, c'è un contatto reiterato, Hosling Kesha, e l'arbitro che probabilmente aveva bisogno di sanzionare qualcosa, visto che la partita fino a questo momento si era dimostrata eccessivamente, anzi tremendamente corretta, fischia quindi questa esclusione per 2 minuti per Hosling, che segnala adesso al compagno. Si riprenderà quindi con il fischio degli arbitri Marcello Carrino e Stefano Pellegrino fino a questo momento. Quindi ricordiamo il risultato: Junior Fasano 15, pallamano Romagna 6, anzi 7 con questo gol al minuto 20. È chiamato time out anche per quanto riguarda la panchina di Vito Fovio, e sarà time out anche per noi. Rieccoci, 15-7, minuto 20, palla Junior Fasano che adesso può consolidare ulteriormente un vantaggio già importante. Ricordiamo, le due squadre sono distanti in classifica, non così tanto probabilmente quanto si stia vedendo oggi in campo, ma intanto ancora Junior Fasano, dicevamo, la differenza che comunque è in 10 punti, ma una Junior che è in un momento di grazia, e quindi probabilmente con l'apporto del nuovo acquisto, bravo qui Pugliese a ritracciare il pallone, oggi sta nettamente dominando una gara che vede la Junior in vantaggio per 15-7. E adesso ancora Albignino, stiamo in posizione di centrale, ancora Petroschi, Biostam. Il tiro di Pugliese, bello ad incrociare, ed è 16-7 quindi per la Junior Fasano al minuto 21. Ancora Romagna adesso con lo Cicero, dall'altra parte il tiro schiacciato e il gol di Domenico, che quindi porta adesso il pallamano Romagna al 16-8, e Junior Fasano che continua a gestire la partita. E possiamo notare come effettivamente ci sia stato anche un calo da parte dell'intensità della Junior Fasano, che dovrà gestire le energie, consapevole sicuramente di avere un organico sulla carta superiore, comunque dei primi minuti per il pallamano Romagna, che erano risultati abbastanza convincenti. E intanto qui segnalazioni da parte di Vito Fovio ad Albi Jörstam, proprio qui il 95, adesso Corcione, Petroschi, bello la finta per Corcione, gran palla di Pugliese per Corcione, e l'arbitro però che fischia una difesa in area, per cui indicata proprio evidentemente a Dario Chiarini, e tiro dai 7 metri di cui si incarica Albin Jostam contro Samuele Mandelli.
non sbaglia il 95 della Junior per il risultato che va sul 17-8 al minuto 23. Adesso ancora palla a mano Romagna. Il tentativo di Rotaru, ancora la palla schiacciata per Di Domenico, ma la deviazione di Sperti fa sì che il possesso sia ancora Romagna. Rotaru, Fioretti, Rotaru, esce fuori il pivot Kescia, scavalcamento fermato, la palla per Di Domenico, Sperti intercetta, occhio al piedino che non finisca nell'area di Leban, e potrà ripartire adesso la Junior Fasano con Petroschi, ancora ad abbassare il ritmo per la superstar albignosa, ma ancora Petroschi, il tiro e la palla che finisce all'incrocio, buon tiro e seconda rete di Dario Petroschi in maglia biancoazzurra. 18-8, mancano 6 minuti al termine, quindi minuto 24. Proveremo a ristabilire quantomeno la grafica al termine del primo tempo. Adesso Rotaru, ancora Romagna, bene questo tentativo, l'incrocio, Fioretti, il tiro, la blocca Leban che fa partire subito i propri compagni con Pugliese, Cantore già dall'altra parte, Pugliese serve Corcione che rallenta un attimo, è proprio Fovio che ha detto fermi tutti, occhio, e si rialza intanto Osling, proprio Corcione che viene richiamato a spostarsi in posizione di doppio perché rimane fuori Leban, e intanto quindi doppio pivot, e che pivot entrambi di ruolo, intanto ancora Sperti, il tiro questa volta schiacciato e la palla che finisce sotto le gambe di Samuele Mandelli. 19-8, 5 minuti al termine del primo tempo, una partita a senso unico, già 10 gol di scarto tra le due squadre, e pallamano Romagna che però dovrà rivedere qualcosa nel primo tempo con Domenico Tassinari, che ha sicuramente in mente qualche strategia che dovrà applicare e dovrà comunicare ai suoi a fine primo tempo. Ancora Rotaru, è solo Cicero, Fioretti, Rotaru si alza, il tiro all'incrocio, bel gol del numero 15 in maglia blu con inserti arancio e una sfumatura bianca all'altezza della vita. Qui intanto è proprio lo Cicero che con una brutta botta colpisce Sperti, i due si chiariscono immediatamente, Sperti che finisce praticamente in tribuna, rientra adesso in campo. E palla Junior Fasano adesso con Niostam, proprio Pugliese, Petroschi, Niostam, bella palla per Osling che si fa strada da solo, 29 al minuto 26, bravo in questo caso Osling, gran passaggio di Jostam che però in realtà non è stato molto utile per creare spazio al compagno in posizione di pivot, è stato molto 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 bravo invece come sempre, come ci ha abituati ad essere, Eric Osling. E intanto la palla che finisce nuovamente fuori dopo la parata e l'opposizione di Leban. E ancora pallamano Romagna con Rotaru, fanno ancora girare palla Fioretti, ancora il numero 15 giovanissimo dall'altra parte, cerca il compagno in posizione della destra, adesso lo Cicero, Fioretti si alza, il tiro, e qui Leban se la fa scappare tra le gambe e la palla che finisce dentro. 20-10 al minuto 27. E intanto Petroschi, Jostam, Pugliese, il tiro e c'è il gol, 27esimo minuto, 21-10. Riprenderà dunque pallamano Romagna con lo Cicero, Rotaru, Fioretti. Ancora Romagna,
c'è il fallo di Corcione che aveva contenuto lo Cicero, riprenderà Chescia. Fioretti, Rotaru, ancora i due si scambiano il pallone. Lo Cicero, il palo, può ripartire Yostam, rapidissimo per un ancor più rapido Sperti che era già in attacco, e quindi gol ancora per il numero 10 del Junior Fasano. 22-10, 28esimo minuto e 30 secondi, ancora palla a mano Romagna con Rotaru. Fioretti il tiro e la rete, 22-11. Corcione, grande presa nel passaggio da parte di Leban, che intanto è uscito per lasciare nuovamente posto a Osling nel ripetuto tentativo in doppio pivot di Vito Fovio. Continua Petrovski, Yostam, bella palla per Corcione, e con due pivot doppio divertimento per Albin Yostam. Bravissimo tra l'altro Corcione, implacabile anche lui a prendersi spazio al limite del blocco irregolare. Però 23-11, mancano 40 secondi al termine del primo tempo. Rotaru adesso, ancora Fioretti, si alza qua quasi il limite di una doppia. Lo Cicero e Petrovski, potrà ripartire ancora Leban fuori. Ultimo attacco, mancano 30 secondi con Osling in posizione di doppio pivot. Yostam, Petrovski, Yostam ne ha due, Petrovski anche lui tendente al passaggio al pivot. Pugliese questa volta bravissimo per Corcione che non sbaglia, mancano 10 secondi, anzi 9-8 adesso, 24-11, e dall'altra parte il tiro viene murato da Messina, ma finisce qui 24-11 il primo tempo, e abbiamo visto una frazione di gara a senso unico. 24-11, i giocatori rientreranno adesso negli spogliatoi, ci sarà tanto da dire per Domenico Tassinari e i suoi giocatori, ma onestamente i limiti si riconoscono, e si riconoscono anche da una parte, una squadra è in stato di grazia nell'ultimo periodo che ha avuto modo anche di riprovare alcuni schemi visti nel allenamento, e noi ci rivediamo fra pochissimo per il secondo tempo di Junior Fasano Pallamano Romagna.
Thank you.
Thank you.
Rieccoci in cronaca, siamo al minuto 26, 40-27 per la Junior Fasano. Purtroppo partita che segnata da, non tanto dagli errori in campo, quanto purtroppo dai problemi tecnici, ragione per cui non siamo riusciti a commentare questa seconda parte di gara e soprattutto a comunicarvi in tempo reale i gol e i minuti di questa bella partita che, come detto, intanto ancora Angiolini vede in vantaggio la Junior Fasano per 41-27 al minuto 26 e 30 secondi. Con Rotaru, lo Cicero adesso. Ancora Rotaru dall'altra parte, Chiarini prova ad entrare. La palla che finisce sotto i piedi di Vinci e del gol del 41-28. Recupera palla adesso Kesha, ancora contro Vinci e la mette dentro senza alcun problema. 3 minuti al termine, 41-29. Tantissimi gol oggi, una partita fermata pochissime volte. Adesso è Angiolini in posizione di centrale, tra l'altro i vari Jostam e Osling non sono più entrati. Fatto ancora Angiolini il tiro, 42-29, occasione per lui per migliorare il suo score complessivo in campionato. Ancora lo Cicero, Rotaru, Pugliese si riparte ancora per la Junior con Pugliese che indica ad Angiolini di servire Petroschi. Mancano 2 minuti, 42-29 il risultato fino a questo momento. Intanto ancora pallamano Romagna, quindi la Junior che non riesce ad andare oltre il 42, che esce fuori, un cambio, vediamo, entrerà Rotaru che prima si lamentava appunto con l'arbitro per un'ipotetica infrazione offensiva. Ancora lo Cicero, il tiro incrociato dentro, Vinci non può nulla. Dunque 42-30, manca 1 minuto e 20 secondi al termine della partita. Cercheremo per questi pochi minuti, insomma, di raccontarvi, ove possibile, senza il supporto chiaramente della grafica, la partita, notiziandovi anche del punteggio che ricordiamo è 42-30 per la Junior Fasano. Ancora Petroschi, sbaglia il passaggio, può ripartire ancora Romagna, c'è Kesha, lancio dall'altra parte per Di Domenico che solo davanti a Vinci ovviamente non sbaglia e Parlamano Romagna quindi che accorcia il 42-31. Ma mancano ormai 30 secondi al termine della partita, c'è ben poco da dire, 30 secondi e l'opportunità anche per Boggia di mettere dentro la rete del 43-31. 20 secondi al termine, Rotaru, eccolo qui, ancora a girar palla per i propri compagni. Dall'aglio lo Cicero, Rotaru, lo Cicero, mancano 4 secondi al termine, 3 anzi, finisce in questo momento con il risultato di 43-31. Ci scusiamo per i vari problemi tecnici e ringraziando insomma quanti ci hanno seguito ugualmente in questa partita abbastanza turbolenta dal punto di vista tecnico ma non dal punto di vista sportivo. Ricordiamo che il risultato che ha visto le due squadre chiudere la partita con il 43-31 e quindi ci vediamo alla prossima partita. Un saluto da Vito Lamberti.